Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa pasta frolla. Questa qui che vi proponiamo oggi è veramente fantastica perché è adatta a una miriade di ricette, come per esempio tartine o crostate, che si possono farcire veramente in qualsiasi modo, come per esempio crema pasticcera o crema al cioccolato. Dopo è pazzesca perché quando la si morde è morbida, croccante al punto giusto ed è veramente saporita. Insomma, una pasta frolla coi fiocchi. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa sfiziosissima ricetta ci serviranno 330 g di farina 00, 165 g di burro morbido, 130 g di zucchero semolato, 2 tuorli, un uovo intero, la scorza di un limone, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, semi di bacca di vaniglia bourbon, un pizzico di sale. Per prima cosa mettiamo in una bowl bella capiente il burro. Lo zucchero. La scorza di limone. I semi di vaniglia, e il sale. Con un mixer mescoliamo per bene il tutto finché diventerà una bella crema. A questo punto possiamo aggiungere le nostre uova. Le mettiamo una alla volta e le altre le metteremo quando quelle prima si saranno assorbite. E voilà. Ora aggiungiamo la farina tutta ad un colpo e assieme a lei anche il lievito. Questo servirà a rendere la nostra pasta frolla più friabile. A questo punto mescoliamo per bene il tutto da sotto verso sopra aiutandoci con un cucchiaio. Arrivata a questa consistenza non ci rimane altro che trasferire direttamente sul nostro piano di lavoro la nostra pasta frolla. E non ci rimarrà altro che mescolare per bene il tutto velocemente con le punte delle dita affinché il nostro impasto si amalgami per bene. Noi vi consigliamo di non lavorare mai per nessun motivo al mondo la frolla sul legno perché sennò si appiccica e diventa molto difficile da lavorare. Formato il nostro rettangolo non ci rimane altro che coprirlo di pellicola alimentare trasparente e se vi serve subito la frolla la lasciate solamente 2 ore in frigo. Se invece non avete fretta la lasciate tutta la notte così la mattina dopo sarà perfetta da lavorare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!